Ciao ragazzi, come potete vedere sono sola e sto passeggiando per le vie della nostra città perché qualche giorno fa mi è venuto in mente che abbiamo completamente dimenticato un importante evento che accade purtroppo lo stesso giorno del compleanno del papà di Vanessa e Anastasia. Quindi eravamo tutte concentrate per il compleanno del papà di Vanessa e Anastasia, poi c'erano anche le loro cuginette Isabella ed Aria, e quindi mi sono dimenticata di una cosa importantissima di quel giorno che riguarda Anastasia. Allora, stamattina cosa ho fatto? Ho portato le bimbe a scuola e mi sono avviata per l'acquisto di tutto quello che poteva essere necessario per fare questa festa e festeggiare questo evento. Quindi, adesso torno a casa, sto tornando a casa, scusate il fiatone ma sto camminando da mezz'ora. Tornerò a casa, aspetterò di andare a prendere Vanessa e Anastasia e poi dovrò distrarre Anastasia in qualche modo e farmi aiutare da Vanessa per allestire la casa e festeggiare finalmente, non vi dico cosa, voglio che sia una sorpresa anche per voi, questo evento. Come potete vedere qua ci sono i sacchetti dove all'interno ci sono delle sorpresine. 2 hours later. Ciao ragazzi, oggi siamo in macchina di quella della mamma è andata a cercare la macchina della mamma e infatti al carrozziere per essere aggiustata. Infatti stamattina ragazzi, vero che ho fatto un piccolo video, vi ho detto che ero a piedi, che stavo camminando da mezz'ora per questo motivo. Allora, Anastasia è uscita dall'asilo, adesso andiamo a mangiare qualcosina col papà al Burger King. Al Burger King, perché non abbiamo ancora mangiato, lei sì ma noi no. E mi raccomando, cosa hai mangiato oggi? La nostra sugo prima, io ero finita e poi cuda. Bene, bravissime. Mi raccomando, non dite niente ad Anastasia di quello che vi ho detto stamattina. Devi dire qualcosa? Sì. Cosa? Sapete che Cudia, quando esce da scuola, va subito a casa. La salutiamo, Cudia. Okay. Ciao, Cudia. Ciao, Cudia. E anche alle tue sorelline. Sì. Allora, noi andiamo a mangiare qualcosina al Burger King e magari facciamo un piccolissimo video anche lì. Ci vediamo papà, poi dopo. È il nostro papà. È il nostro papà. Ma che bel gioco c'è, amore! Wow! Ma è nuovo questo giochino al Burger King, non c'era prima. Se devi prendere. È fantastico, che bello! Iniziamo il gioco. Ah, inizia lei, livello 4. Wow! Sei pronta? Guarda, mamma. Sono dei monster! Scusa amore! Oh, bellissimo! Hai trovato una gemma! Amore, visto che tu avevi già mangiato all'asilo, cosa hai preso? Il gelato, il gelato al cioccolato. Tutto diventato. Che però hai mischiato tutto, giusto? Sì, guardate. Ed è diventato di questo colore. È buono? Sì, vediamo con un saggio. È buono? Sì. Sì, grande. Mangia la mamma. La mamma mangia l'insalatona con il pollo croccante. Aspettate se riesco ad acchiapparlo. Eccolo, sì. Eccolo qua. Questa insalata è buonissima, l'ho scoperta da poco e ne vado matta. Buon appetito! Buon appetito! Ok ragazzi, io e Anastasia, la vedete cosa sta facendo? Sta facendo il riposino, peccato che dobbiamo andare subito a prendere Vanessa. E poi magari un riposino me lo faccio io, perché tutta la mattina che corro, che vado in giro. Sorpresona! A dopo. È arrivata Vanessa, che è tornata da scuola e sta facendo merenda. Volete sapere con che cosa sta facendo merenda Vanessa? Cos'è? Con gli omogenizzati, perché a loro piacciono tantissimo. E quindi al coniglio, al manzo, e quindi io glieli compro ancora e li mangiano così per merenda. Allora bimbe, hai già sporcato tua sorella? Si è sporcata. Vi devo dire una cosa. Stamattina, forse come ho già anticipato ad Anastasia, non mi ricordo, sono uscita e ho fatto una commissione. Perché mi è venuta in mente una cosa. Cioè, il 15 aprile, Vanessa, tu ti ricordi che giorno è? No? Il compleanno di? Bianca. Ma
anche Bianca, il compleanno di papà. Il 15 aprile è stato il compleanno di papà, ve lo ricordate che abbiamo festeggiato con sì. C'erano anche Aria e Isabella. Solo che il 15 aprile succede anche un'altra cosa. Quindi ragazzi, se volete andate a vedere che cosa succede il 15 aprile. Ci sono gli onomastici, giusto? In questa famiglia l'unica che festeggia l'onomastico è Anastasia. E io mi sono dimenticata che il 15 aprile era il suo onomastico, perché eravamo presi dal compleanno del papà. Poi avevamo gente in casa, insomma, mi è passato di mente. L'altro giorno mi è venuto in mente. Ti ricordi, Vanessa, che te l'ho detto? L'ho detto a Vanessa, gli ho detto, ma sai, Vanessa, che ci siamo dimenticati l'onomastico di Anastasia? Perché io mi chiamo Romina e non ho l'onomastico. Vanessa non ha l'onomastico, Daniel non ha l'onomastico e papà William non ha l'onomastico. L'unica che festeggia l'onomastico è Anastasia ed è lo stesso giorno di nascita del suo papà. Vabbè, per farla breve, ho deciso di festeggiarlo anch'io, questo onomastico. Anch'io ero capace da piccola, vediamo. Vabbè, comunque, per farla breve, stamattina ho fatto degli acquisti per organizzare questa festa alla piccola Anastasia. Poverina, poverina, ma no. Solo che vi devo dire una cosa, e cioè che mi manca ancora una cosa che non ho potuto prendere. Quindi arriverà forse più tardi e sono un pochino stanca perché stamattina non avevo la macchina, sono andata in centro, ho camminato tantissimo, poi sono andata in ufficio da papà a piedi dal centro perché lui era impegnato e non poteva venirmi a prendere, e adesso vorrei andare a fare un piccolo riposino, ok? Un piccolo riposino la dottoressa Anastasia. Ascoltami, adesso la mamma è stanca e vuole andare a fare un piccolo riposino, ok? Ok, hai capito cosa ho detto? No. Che sono stanca. No, voglio dire io, che sei stanca vado a dormire. Ok, voglio andare a fare un riposino, non una grande dormita. Mi voglio riposare 10 minuti così mi ricarico. Tu Vanessa, per favore, bada a tua sorella. Hai finito di far merenda? Togli quel cucchiaino dalla bocca. Ho fame. Hai ancora fame? Vabbè, mangia qualcosina e poi quando mi alzo non litigate, per favore, ok? Promesso? Promesso? Quando mi alzo vediamo se quella cosina che manca è arrivata. E oggi è la giornata dei versi. Ah sì, deve arrivare oggi. Sì, deve arrivare oggi, forse. E poi procediamo con la sorpresa ad Anastasia, va bene? Io vado. Ciao. Mi raccomando, vado a riposare un pochino, poi ci vediamo dopo con la sorpresa. Ciao. Ciao. Vanessa, mi raccomando, Vanessa, sì. Mi raccomando, occupati di tua sorella. E sapete una cosa che non vi dico mai? Non mangiate e non bevete niente. Sì. Ok. Ciao. Ciao, bimbe. Ciao. Guardate come sono vestita bene, ragazzi. Eh sì. Pure onesta. Sì, sono qua. Ciao. Ma Anastasia, cosa possiamo giocare? Possiamo giocare ai poliziotti. Ok, non ci sei ladro. No, ci sei ladro. Ok, scappa. No, ti prendo. Scusa. Imbranata per il poliziotto. È pronta la mano, io. Aspetta. Gira il braccio. Aspetta, adesso pure io. Aspetta. Aspetta, ferma. Ok. E adesso andiamo in prigione. Possiamo fare uno scherzo alla mamma. Ma quale? Possiamo incatenare la mamma alle mani e ai piedi. Sì, andiamo. Ok, queste sono due. E queste sono mie. E già le cambiamo. Yeah.
Guarda. Che cos'è sta roba? Cosa mi avete fatto? Ma perché? Queste sono strettissime, mi fanno male. E infatti l'ha fatta Anastasia. E quindi cos'è questo? Uno scherzo? Sì. Perché? Ma bambine, ma io dovevo dormire, volevo riposare, adesso... Sei una polla. Bimbe, ascoltatemi, dove siete? Non vedo nessuno, qui, io non riesco a muovermi. Allora, a parte che tra un po' muoio perché non mi circola più il sangue sulle gambe, ma dovevo prepararvi la festa e conciata così non posso preparare nessuna festa. Allora ciao, noi ce ne andiamo. Ciao. Te la capite? La festa era per te. Vabbè, ciao. No, dai, non fate così, bimbe, dai, vengo. Ti prego. No. Dai. Ma fa malissimo. Ce la fai, Diego. No, non mi toccare, che tu mi fai cadere. Malissimo. Fa male. Ma non mi toccare, che la tua festa è saltata, tu non avrai più nessuna festa. Dai, bambine, devo andare giù, devo bermi un caffè. Allora andiamo. Poi però quando siamo giù mi smanettate. No. Ok, la tua festa è saltata, te lo dico già, va bene. Andiamo. Faccio. Ciao, io vado. È impossibile. Impossibile. Guarda che chiavi se non io. Spostati. Riuscirà. Devo scendere. Ok, ciao. Ciao. Questa me la pagate, ve lo dico già. Sì. Vabbè, quella neurata è inutile che ridi perché la tua festa è saltata. Ma perché me ne frega, tanto non la volevo. Ah, non la volevi la festa? Non solo manettarti. Volevi solo ammanettarmi. Andiamo. Ma guarda che se mi ammanetti non c'è più chi ti lava, non c'è più chi ti stira, non c'è più chi ti prepara da mangiare e soprattutto non c'è più chi dorme con te. Perché da stasera io non dormo più con te, hai capito? Andiamo. Ragazzi, io domani... Ecco, brava, spingimi. Secondo me, ma cosa pensi, che io non ti ammaletterò? Buonanotte. Cosa sono? Dai! Fatemi scendere! Scusa, mamma! Cameraman, scendi! Neanche da me! Non cadere dalle scale! Oh, no! Mi fa male! Io adesso! Dai, scendi! Ah! Non posso! Ti aiuto io! No, non mi toccare! Vattene! Non ce la faccio. Mamma, facciamo una cosa, ti tolgo quella del film. Che cosa sei? Eh? Ti tolgo quella.
quello dei piedi. Ah, ma si toglievano così? Sì. Quindi anche queste. Quindi anche queste. No! E no, mi dispiace, ma dopo quello che mi avete fatto, sarà uno scherzo quello che volete, ci devo pensare su tante volte prima di decidere se farti la festa oppure no, anche perché tu mi hai detto che non te ne frega niente della festa. Guarda, un gattino, Ani, guarda! Dove? Fuori, guarda bene che c'è, guarda! Che bello, ma io lo vedo, tu lo vedi? Che bellino! Boh, andiamo, Avane, andiamo. Ciao, Ani, ciao, amore. Ciao, ciao, al prossimo video, eh. Ciao, se il video vi è piaciuto... Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollicione in su! Com'è possibile che queste manette si slegano da sole e a me sono venute due caviglie grosse così? Vabbè ragazzi, come ha detto Anastasia, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un pollicione in su. E forse, se ne avrò voglia, se mi passerà questo scherzo terribile che vi hanno fatto, faremo la festa ad Ani, ok? Ad Ani. Anastasia. E questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Nel caso in cui non l'avevate ancora capito, ciao!